Ciao, ciao a tutti, bentrovati sul canale. Oggi book haul. Vi faccio vedere i libri che mi sono arrivati dalle collaborazioni con le case editrici. Sapete che io collaborazioni con le case editrici veramente ne ho poche, non mi piace tanto farle, in realtà preferisco avere la mia scelta libera, quindi sono pochi libri, ve li faccio vedere velocemente, giusto il tempo di prenderli. Eccoli qua. Vabbè, adesso li appoggio così posso parlare. Ciao a tutti, oggi wrap up, vi faccio vedere i libri che ho letto nel mese che è appena trascorso. Io vi chiedo scusa, perdonatemi, purtroppo questo mese ho avuto veramente tanto da fare fra lavoro e altre cose, ho letto poco, ho letto molto meno rispetto ai miei soliti ritmi, vi parlerò soltanto di 51 libri e due graphic novel. Lo so, è una cosa tremenda, vi prometto che il prossimo mese mi farò perdonare, infatti ho già preso appuntamento col nutrizionista che mi ha prescritto un mix energetico che prenderò ogni giorno in modo da ridurre le mie ore di sonno notturno a 2 e nelle restanti 22 ore della giornata potrò leggere a sufficienza per parlarvene il prossimo mese. Ciao lettori, oggi monografia, video dedicato ad un unico libro, vi parlo di questo volume che in realtà non mi è piaciuto molto, quindi diciamo che questa recensione sarà piuttosto breve e concisa. E prima di iniziare a parlare del volume, però io credo che sia necessario fare un po' un accenno così molto superficiale sul contesto in cui è nato. Ci troviamo all'inizio del XVI secolo nei Paesi Bassi, un contesto che è fortemente segnato dall'influenza della famiglia degli Asburgo, quindi anche dal punto di vista dell'agricoltura, credo che dobbiamo cominciare un po' a inquadrare, sì, dal punto di vista del sviluppo delle nuove tecniche agricole in questo periodo storico, perché altrimenti non riusciamo a comprendere il libro. E sicuramente lo sviluppo dell'agricoltura e soprattutto delle tecniche di manutenzione del maggese in quel periodo, in quell'area specifica. E questo è il motivo per cui le genti che provengono dal nord e vengono in vacanza da noi in estate continuano ad utilizzare i calzini sotto il sandalo aperto. Capito? Insomma, è così. E vabbè, fatta questa premessa, adesso penso che possiamo addentrarci un po' all'interno della trama del libro che comincia nella prima metà. Ora io vi faccio una domanda, no? Qua sotto, guardate, sotto di me c'è scritto iscriviti. Voi pensate che questo iscriviti stia messo lì perché vi dovete fare l'abbonamento al Touring Club, vi dovete iscrivere al canale. Niente, niente, questo libro è pazzesco. Allora, ci sono questi due, no, che sono compagni di classe, cioè lei pensa che siano coetanei, ma in realtà lui ha 7 anni più di lei, solo che poi lei lo scopre. Ops, spoiler. Vabbè, allora, la parte più bella di tutte in assoluto è quando tutti e due si ritrovano nel campo e sono convinti sempre che il campo sia il luogo di appartenenza della famiglia di lui, che in realtà è sotto falso. Spoiler! Però il punto pazzesco, cioè quello veramente che vi tiene attaccati alle pagine con le unghie, con i denti, che volete sapere che cosa succede quando arrivano nello scantinato e lì camminano su queste scale, quando arrivano sotto e aprono la porta e trovano il cadavere del padre di. Spoiler! Questo libro l'ho comprato al 20% di sconto, però è segnato sulla copertina 16,50 euro. Anche questo libro sono riuscita a prenderlo ad un prezzo inferiore rispetto a quello segnato, lui costa 19,90 euro, ma io l'ho preso al 30% di sconto perché sono troppo brava. E quest'ultimo ancora ha un prezzo segnato di 20,90 euro, ma io l'ho preso con il 15% di sconto. E oggi, solo per voi, qui sul mio canale, andando qui sotto nell'info box e cliccando sul link, potrete avere uno sconto del 2% su questo volume se andate adesso sul sito, ma adesso! E ciao a tutti, oggi wrap up. Scusate se mi vedete vestita allo stesso modo, è che sto girando il video subito dopo aver fatto quello di prima e quindi. E cambia. Vai di là, armadio, ti cambi. No? Dai, su, marciare. Canale serve per iscrivervi, allora premete il bottoncino. Ragazzi, ragazzi, ma cosa vi porto oggi? Oggi una novità in assoluto. Voi sapete che a me piace darvi le mie opinioni in anticipo, farvi sapere che cosa ne penso sulle cose prima, in modo che possiate avere il tempo poi di maturare una vostra idea. E allora oggi dentro questa carpetta c'è il libro sensazionale, una cosa che non avete mai visto da nessuna parte. La casa editrice lo pubblicherà fra 2 anni, l'autore lo deve ancora scrivere, ma io ce l'ho e ve ne parlo perché è giusto che voi sappiate le cose prima. Ma quale altro canale vi tratta così? Ma dove le trovate queste cose? Il libro che
Oggi è una storia interessante, interessante, molto. Tu questa campanella la devi attivare perché io pubblico una pernacchia e tu lo devi sapere. Attivala sta campanella, no? Questo libro praticamente racconta la storia di questa donna. Aspettate un attimo, scusate, perché l'ho letto qualche mese fa e adesso non me lo sto ricordando proprio bene bene, però do un attimo un'occhiata e ritorno. Così, questa donna ha una relazione complicata con qualcuno. No, io chiedo scusa, cioè, è che non ho potuto studiare bene perché, cioè, si vede, no? Il libro me l'ha mangiato il cane, è proprio incollato con lo scotch, cioè l'ho dovuto riattaccare tutto io ieri sera fino a tardi, fare questo taglio a cucito io. Scusate. E allora ti devi iscrivere qui sotto, premi iscriviti. Allora, il volume di cui parliamo oggi è un libro molto vago. Che ti pare che questo è Audible, che ti metti lì e ascolti i libri con le orecchie? No, qui i video li guardi, li devi guardare. In realtà c'è un'unica copia risalente al secondo secolo d.C. che mi è stato gentilmente omaggiato dal Museo di Arte Sacra della città di Roma. Che è la campanella della messa di stamattina, messa di Pasqua? No, è la campanella del canale! E si tratta di un libro molto prezioso intitolato Della Sacra Arte della Falegnameria, scritto direttamente dal padre terreno di Gesù Cristo, Giuseppe. La